Signori, buongiorno. Buongiorno, benvenuti a tutti. Dichiaro aperta l'audizione informale di martedì 23 ottobre 2018. Abbiamo incardinato in Senato il disegno di legge 822, per il quale questa Commissione ha ritenuto di dare inizio a una serie di audizioni, quindi saluto e ringrazio i senatori e le senatrici presenti e saluto anche i rappresentanti delle federazioni e delle associazioni che ci hanno voluto onorare della loro presenza in modo tale che in sede di drafting noi si possa beneficiare del loro contributo specialistico e di competenza. Siamo in diretta televisiva, non so se devo leggere l'autorizzazione, non è il caso, quindi possiamo procedere immediatamente e io darei la parola, partendo dalla Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, al dottor Giambattista Baccarini, presidente nazionale della FIAIP, che vedo qui presente. Presidente, grazie ancora. Se vuole riferirci quello che è il vostro contributo propositivo, purtroppo le do 5-7 minuti perché dobbiamo contingentarci naturalmente rispetto a quelli che sono gli impegni successivi, poi insomma valuteremo, ci moduleremo in corso di lavoro. Prego Presidente, a lei la parola. Certamente. Buongiorno a tutti e un saluto, ovviamente un ringraziamento a tutti i senatori e senatrici presenti e al Presidente Licheri della Commissione dedicata. Andando subito nel merito, noi rappresentiamo ovviamente il settore dell'intermediazione immobiliare e l'articolo che interessa in relazione al disegno di legge è l'articolo 2, che testualmente recita che attualmente nell'articolato che l'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile con l'esercizio di attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni e servizi afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione. Ecco, noi come dire, recepiamo e comprendiamo quelle che sono le raccomandazioni dell'Unione Europea in tema, diciamo, del carattere, se vogliamo, sproporzionato delle incompatibilità. Nello stesso tempo siamo preoccupati dell'articolato così come formulato perché lo riteniamo che sia eccessivamente lesivo sia degli interessi, diciamo così, del consumatore, dell'utente, quindi vada a ledere il mercato. Ci sono quindi profili sia di assenza di terzietà che di anticoncorrenzialità, cioè di concorrenza sleale. In particolare, andando subito nel merito, noi riteniamo che dall'articolato vada tolta la parola servizi. Quindi quando si parla di beni e servizi... Promozione dei beni e servizi afferenti. Afferenti, esatto. Vada tolta la parola servizi perché ciò precluderebbe all'agente immobiliare di poter effettuare, di poter erogare al cittadino, al cliente, tutti quei servizi che sono strumentali e funzionali all'attività di mediazione. Faccio un esempio concreto per dare un senso pratico, in tema di locazioni turistiche, chi oggi svolge attività di mediazione nell'ambito delle locazioni turistiche, il cliente, il cittadino, che spesso è di una città lontana rispetto all'appartamento che vuole locare per fini turistici, desidera che l'agente immobiliare stesso dia una serie appunto di servizi quali la biancheria, la pulizia, cioè servizi imprenditoriali che sono appunto strumentali a quella che è l'attività ovviamente dell'agente immobiliare, quindi un servizio a tutela e nell'interesse del cittadino, del consumatore stesso. Per quanto riguarda, tra l'altro, al proposito era stato già nel DL 50/2017 in relazione alle locazioni brevi è già previsto che ci sia la possibilità della prestazione di servizi di fornitura di biancheria e pulizia dei locali, quindi andiamo anche in linea con quello che è un articolato già presente per quanto riguarda le locazioni brevi. In relazione invece riteniamo inoltre invece di aggiungere un ulteriore comma che prevederebbe l'incompatibilità invece dell'attività svolta in qualità di dipendente. Cioè, secondo noi è importante che rimangano le incompatibilità in relazione appunto all'attività di dipendente
sia dipendente da persone, società o enti privati o pubblici, a esclusione ovviamente delle imprese di mediazione. Anche qui molto brevemente faccio due esempi concreti, dipendenti sia pubblici che privati. Se un dipendente di un ufficio tecnico comunale chiaramente ha delle informazioni sensibili in relazione alla compravendita di un immobile che possono probabilmente andare a inficiare quello che è l'interesse appunto di uno dei contraenti, così come anche, quindi c'è un'assenza diciamo di terzietà, perché il mediatore deve essere terzo tra le parti, oltre al fatto che ha delle informazioni che appunto sono sensibili e quindi informazioni che un agente immobiliare ordinario non può avere, e quindi non c'è un regime di concorrenza alla pari, di concorrenza leale con gli altri agenti immobiliari. Quindi questo è un esempio del dipendente pubblico. Per quanto riguarda il dipendente privato, facciamo l'esempio dei dipendenti bancari. Chiaramente sapete che le banche possono essere proprietarie oggi di agenzie immobiliari, quindi è chiaro che se la banca ha un oggetto, un immobile che vuole smobilizzare, poterlo fare con un proprio dipendente bancario, capiamo bene che il dipendente bancario ha informazioni sensibili che riguardano la situazione patrimoniale, la situazione diciamo economica del cliente, che lo pone in una condizione non di figura terza come recita invece il codice civile per quanto riguarda la nostra attività. Quindi anche qui mancherebbe la terzietà e ci sarebbe appunto un conflitto palese di interessi nei confronti dei diciamo dei cittadini, andrebbe a nocumento a danno del mercato. Riteniamo inoltre che debba essere aggiunti un ultimo comma, ovvero che debba permanere, cioè che l'attività di mediazione sia incompatibile con le professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione e comunque in situazione di conflitto di interesse. Perché riteniamo questo? Facciamo anche qui un esempio molto concreto, pratico. L'architetto piuttosto che l'ingegnere ovviamente sono in una condizione, svolgono un'attività, magari è stato esattamente il tecnico dell'impresa di costruzione che ha fatto, che vuole vendere gli immobili, è chiaro che non è in una posizione di terzietà rispetto a un agente immobiliare ordinario. E quindi questo va ovviamente non nell'interesse del cittadino, del consumatore, di colui che andrebbe a comprare. Oppure l'architetto che è anche in commissione edilizia del comune in cui opera. E quindi è chiaro che in questi casi capiamo bene che manca quello che è l'elemento fondante, fondamentale di chi svolge l'attività di agente immobiliare, che appunto è la terzietà e la situazione di assenza totale di conflitto di interesse. Quindi, e chiudo, la nostra posizione è una posizione non nell'interesse diciamo di tipo corporativo garantista della nostra categoria. Riteniamo, ripeto, che ci debba essere una forte attenzione rivolta al mercato, quindi rivolta al consumatore, e quindi che siano evitate diciamo delle situazioni non previste appunto di incompatibilità in relazione appunto alla tutela del cittadino stesso. Grazie. Grazie a lei, Presidente. Passerei la parola al dottor Paolo Righi, past president della medesima federazione. Semplicemente per dire che l'eliminazione della parola servizi, per l'eliminazione della parola servizi, ci sta molto a cuore, perché nell'economia dei prossimi anni le aziende staranno in piedi solo se riusciranno ad erogare servizi multipli per i clienti e anche per contrastare le multinazionali del web. Se ci limitate semplicemente alla mediazione, rischiamo veramente di proseguire quella crisi che ha colto il settore immobiliare dal 2011 in poi e che noi stiamo ancora pagando. Bene, grazie.